delle problematiche che sovente si affronta in una o più sessioni di coaching, come ho detto nei video precedenti, è proprio il tempo. Sembra quasi che non si abbia mai il tempo per fare qualcosa di cui sentiamo il bisogno per rilassarsi a livello mentale, a livello fisico, per rigenerarci. Il tempo è veramente una risorsa molto preziosa. Presi da un vortice di cose da fare durante il giorno, se ne manchiamo una o più di due, ci sentiamo delusi verso noi stessi. Permettiamo alla nostra autostima di fare un viaggio sempre più verso il basso. Tutto ciò si riflette sul nostro umore, sul nostro sentire, nel mettere in discussione le nostre capacità, nell'utilizzare al meglio le nostre risorse. Ecco quindi che la gestione del tempo, per essere risolta o almeno essere presa minimamente sul serio, ha degli strumenti estremamente validi da poter utilizzare nell'immediato. Molti di voi o alcuni di voi, se dico matrice di Covey e Eisenhower, diranno: ah, la conosco, già fatta, già provata. Alcuni altri diranno: ma non serve a nulla, inutile. Ma è tutto da chiarire. La matrice di Covey è indubbiamente uno strumento potentissimo per gestire le tue decisioni sul tempo, su cosa farai durante il tempo, e decidere le tue priorità, cosa fare e cosa non fare in un determinato periodo di tempo, a cosa poter rinunciare e che cosa poter delegare. È uno strumento talmente potente che ti mette davanti all'ovvietà, e quando di fronte ad una soluzione che pensi sia insormontabile ti rendi conto che la risposta è la più semplice o la più difficile da prendere, ma che si può prendere e potrebbe cambiarti la vita, davanti a questa ovvietà ti senti un poco stupido. Capita. Stai tranquillo, la matrice di Covey mette a nudo le tue consapevolezze e a quel punto qualsiasi domanda a riguardo diventa potentissima. Da quanto tempo è così questa situazione? Per quanto tempo vuoi che questa situazione rimanga così? Oppure cosa cambierebbe nella tua vita da qui a 5 anni se tu oggi prendessi questa decisione? Ancora, cosa accadrebbe nella tua vita se tu continuassi a procrastinare questa azione? Questo tuo sentire combacia con i valori della tua vita attualmente? Ecco, se vogliamo fare un esercizio insieme, iniziamo proprio da questa matrice. Prendi un foglio di carta e una penna. Intanto mettiamo un attimo di pausa. Ecco, nel primo quadrato in alto a sinistra scrivi le cose urgenti e importanti. Sono le tue scadenze, le prioritarie, le tue riunioni irrinunciabili, le tue emergenze. Puoi decidere se il taglio delle risposte possa essere dal punto di vista personale o professionale. Immaginiamo una sfera personale. Urgenti e importanti. Il cane deve fare almeno 3 uscite al giorno prima della sera. Oppure, devo scrivere l'agenda per il giorno dopo per non essere colto impreparato. O ancora, alle 18 devo staccare tutto per cucinare, perché se manca qualche cosa ho ancora del tempo per comprare un'ultima cosa importante. Oppure, telefonare all'ora di pranzo alla mia compagna. Tutto chiaro? Nel secondo quadrato in alto, a destra, invece, andrò a scrivere tutte quelle cose che considero importanti, ma non urgenti. Quali possono essere? Scrivere i testi per i video YouTube, pensare al post LinkedIn che dovrò scrivere domani, guardare i social per andare a carpire qualche post interessante da condividere, leggere un libro personale o formativo, oppure correggere un libro che hai scritto, o ancora fare 3 telefonate ai tuoi migliori amici, oppure fare i video per il canale YouTube. Nel terzo quadrato, quello in basso a sinistra, andrò a scrivere invece le cose non importanti e che potrai eventualmente delegare. E qui in ambito personale posso delegare poco, ma se fosse necessario per un lavoro urgente e importante, il cane lo potrei affidare ad un dog sitter, la spesa la potrei comprare online e farlo quindi alcuni giorni prima. Ai miei amici posso mandare un messaggio di affetto che non toglie nulla alla telefonata. Una sera, per urgenza di lavoro, potrei anche tirare tardi e decidere di andare a mangiare fuori. Nel quarto e ultimo quadrato in basso andremo a scrivere gli sprechi, le cose, quelle cose che non sono importanti e che non sono urgenti.
Esempio, tutti i device che mi distraggono dagli obiettivi durante il giorno. Se io li tenessi spenti 3-4 ore mentre studio un progetto importante, cosa cambierebbe della mia vita? Se da oggi tutte le telefonate di vendita online inizio a memorizzarle come spam e le bloccassi direttamente. Ecco, liberate la vostra fantasia, ma siate estremamente sinceri. Questa matrice la potrete utilizzare per un obiettivo sul breve termine, la giornata di domani. Per un medio termine, entro un mese devo consegnare il libro all'editore, devo pianificare la qualità del mio tempo per questo mese. Oppure per un lungo periodo, da qui a 6 mesi devo cambiare lavoro. Cosa devo fare perché questo possa accadere? È normale, amici miei, che sul medio e lungo termine si potrà lavorare anche sugli imprevisti e la loro gestione, perché questi si interporranno continuamente tra noi e il nostro obiettivo. Ma se cambieremo modo di pensare e questo ostacolo lo memorizzassimo come una grande opportunità, ecco che lo potremo gestire in maniera efficace. Cosa accadrebbe se alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3? Cosa potrei imparare da questa situazione 1, 2, 3? Per cosa mi sarà utile nel prossimo futuro? Se poi la matrice di Covey vi ha stufato, allora vi consiglio vivamente di guardare un'intervista che ho messo sul canale YouTube. È un'intervista che ho fatto a Mauro Massironi, un mio carissimo amico e scrittore, che ha preso la matrice di Covey e l'ha resa un poco più visiva, immediata, più diretta e vi assicuro anche estremamente innovativa, soprattutto se utilizzare la matrice per uno scopo immediato, nel breve termine. Il libro che ha scritto Mauro Massironi, che vedete ora apparire, si chiama Il Tè Efficiente. Il tè efficiente costa solamente 9 euro, non lo faccio per guadagnare soldi, ma i proventi della sua vendita sono destinati ad un autobus. Quindi fate sempre del bene, lo potete fare a voi stessi, lo potete fare agli altri. Ci vediamo al prossimo video, parleremo di convinzioni. Quindi, come sempre, vi saluto con il mio consueto buio.